Ciao a tutti, sono Mario Volatelli. Benvenuti a questa nuova puntata di DJ Mike and Break the Bass Show. Chi ascolta questi due è un figlio di puttana. Era Mario Volatelli, benvenuti a questa nuova puntata del Break the Bass and DJ Mike Show. Ebbene, ci ha lasciato questa registrazione, quindi siamo molto contenti che sia venuto a trovare. Spero che ci verrà di nuovo lì a trovare. Eh sì, Mario Volatelli, un gran coglione. È un gran coglione. E niente, vuoi fare dei saluti prima di cominciare? Vediamo un po', sì, saluto qui i miei amici, tra virgolette, la famiglia, tra virgolette, della mia nuova radio, perché sono diventato uno speaker di giro radiofonico. Vuoi dire già il nome della radio? Sì. Raff House Radio. Come? Raff House Radio, ve lo metto poi in descrizione, sotto... Sì, me lo dai a me poi sì, nei commenti, in descrizione. E vabbè, comunque questa radio si occupa di musica elettronica, non solo un po' di pop, ma quindi spazi per poco hip hop e tanto house e tanta EDM. Infatti io farò lo show negli Stati Uniti, saranno le 10-11 sì, diciamolo che sarà in inglese, parlerò in inglese quindi non mi capirete. Vabbè, dipende, io vado se sapete bene l'inglese capite per dire. Comunque, la State of Trance del mio bambino è qualcosa riesco a capire, quindi quando annuncia dice qualcosa lo riesco a capire. Invece io parlo abbastanza veloce, accento americano, quindi per un italiano viene difficile capire. Vabbè, comunque lo show negli Stati Uniti sarà dalle 10 alle 11, mentre qui in Italia... Di mattina o di sera? Mattina, quindi sono il primo DJ del venerdì mattina. Perfetto. Mentre in Italia sarà dalle 4 alle 5 del pomeriggio. Quindi dalle 4 alle 5 è un buonissimo orario. Benissimo. Ok. Quando tornate da scuola volete rilassarvi, tra virgolette, perché tu farai electro house. Perché io metto progressivo electro house banger, sì. Musica potente. Pettinata per te non esiste in quel programma. Qualcosa tipo Miles Jungle, ma proprio del genere. Per dire così, però non come da noi che ne metti tanta a volte. No, infatti. Infatti. E niente, quindi salutiamo, hai salutato la famiglia. Aspetta. Hey guys, from Italy, Break the Bass. July 14th. Si parla di molto veloce. June the 14th. Brace on the air on Rough House Radio from 11 to 12 a.m. Se non avete capito, tanto prima l'ho detto in italiano, la stessa cosa. Infatti, è la stessa cosa. Vedi te? Niente, io volevo salutare anche gli amici dell'America che ci ascoltano. Saputo, qualcuno ci ascolta. Siamo due o tre persone. Due ragazze ci ascoltano. E quindi, bene così. Portate il nostro show ai dati livelli oltreoceano. Beh, almeno non. Chi traduce almeno non traduce proprio per lettera, per fortuna. E infatti, se no finirebbe una cosa molto brutta. Molto, molto brutta. Ah, a proposito, non dobbiamo dire parolacce più, Come no? No, se no ci denunciano. Non possiamo. Siamo radiofonici. Ah, bene, io sì, sì. No. Qua, adesso no, perché siamo su web, quindi web è libero. Non si può più fare. Boh. Su me ne frega. Bene, metterò il backspin. Comunque, le coordinate le ricordiamo, se vuoi. Ricordati le tue. Mi ricordo da solo. Sì. Ok. Break the Bass, mi trovate su Facebook, facebook.com/breakthebass. Su Twitter, 430 followers. Ti sto sfidando. Vai a fanculo. Su Twitter ne prendo uno all'anno di tweet. Twitter.com/breakthebass. Ma magari dopo mi faccio 800 profili. E poi mi follow. Ti follow da solo, bravo. Mi follow da, vedi come ti sono. Su soundcloud.com ho raggiunto i 100 followers. Bene, l'altra volta eri vicino. Era 99, adesso è 101. Allora dirò di toglierti. Forza. Non te non mi segui però. Come no, non ti seguo. No, mi sembra che ti seguo. Vabbè, non mi ricordo. Ti comunque seguo. Soundcloud.com. Vedo tutte le tue cose. Ovvio, ok, break. Poi Instagram, che anche lì sto piano piano, 445 followers, instagram.com/breakthebass. Vabbè, mi trovate poi ogni venerdì dalle 4 alle 5 su Rough House Radio. Quindi a partire da venerdì 14. Venerdì 14 giugno, potete ascoltare dal sito roughhouseradio.com o da TuneIn Radio, è un'applicazione per iPhone e Android. Sì, di quella radio. No, devo ascoltare tutte le web radio, radio web e c'è radio. Anche quella tua? Sì, c'è anche la mia, c'è tipo, ci sono i podcast, tipo Army of State of Trance, anche Testos Club Live, sì. Perfetto. Tipo io ho visto Testos Club Live, Hardwell on Air, gli Essential Mix che mettono su BBC Radio 1.
Se alla fine le radio importanti sono così. Se le radio da 3 soldi, sì. 3 soldi neanche. Neanche. Senza soldi. Senza soldi invece non hanno manco i diritti. E te invece? Sentiamo, ricordati io non posso dire nulla, io ricordo solo le coordinate che sono la pagina ufficiale della classifica di cui avremo una sorpresa molto presto, di cui ora non vi anticipo niente, prossima settimana ve ne parlerò. E niente, andate sulla pagina ufficiale facebook.com/topaschart. Ancora presentata la Lokendo. Poi non mi ricordo più niente. Su YouTube è cambiato, non mi ricordo più. User slash di, tipo DJ Mike 96 official, esatto. Mica te lo ricordi te, non me lo ricordo io. SoundCloud è Michael. No, Michael trattino Scarf. Scarf. No, non devo mettere. E basta. Mixcloud non lo ricordiamo più perché ci siamo veramente rotti le palle. Rotti i cellulari. E quindi niente. E boh, oggi avremo un ospite speciale. Vuoi annunciarlo? È uscito dalle animazioni. E quindi per venirci a trovare, c'è un'esclusiva nostra. In carne ed ossa avremo Topolino. Ciao Topolino. Ciao tutti, va bene? Se vuoi una nostra puntata? Bene, partiamo. Non lo so se loro vogliono, che convinci. Però vabbè, è benvenuto Topolino. E allora tutto bene? Sì, tutto bene. È bene, ragazzi, dove state? Non lo so, vabbè. DJ Mike sta morendo. Topolino va a scassare. Ho avuto un trauma da piccolo. Allora, ecco. No, raccontami i traumi. Possiamo superare tutti insieme. Mi giuro, troppo vomito. Comunque, vai avanti te. Ok. Allora, Topolino, Mickey Mouse. Quello che è? Sì, Dead Mouse. Dead Mouse. Sai che è Dead Mouse? Hanno ucciso un mio amico! Non è giusto! Protestiamo! Perché? Protestiamo! Perché vuoi protestare? Perché Dead Mouse era un mio amico! Adesso è morto! E tu adesso sei Mickey Mouse! Non sei sempre stato! È lui che è morto! Non sono io! È lui! Però tu hai una storia ultracentenaria, vero? Non darmi la macchina! Io non sono la macchina! Adesso è andato gli anni 20! Prima degli anni 10, quindi stai zitto, stronzo! Ok, va bene, Topolino, dopo gli facciamo un'intervista. Ok. Partiamo con la prima sequenza. No, abbiamo cambiato format, non me lo ricordo. Perché? Cominciamo con le novità. Sì, visto che tutti i programmi normali. Visto che tutti i programmi normali hanno le novità. Sì. All'inizio le metteremo anche noi. Esattamente. E oggi partiamo con la tua novità. Che è? È un pezzo progressive house mista trance, quindi non aspettatevi. Non il massimo, nel senso come progressive, ma come melodia è fantastico. Mi metta così, mi è proprio uscita. Un capolavoro assoluto. Comunque. È un tuo pezzo inedito. Originale. Te lo annuncio io. Ok. Ora ci ascoltiamo Break the Bass con No Fear, Just Dance. We'll be right back.
questo era il mio pezzo, No Fear Just Dance, in uscita venerdì, mercoledì 12 giugno. L'ultimo giorno di scuola. Anche il mio compleanno. Il tuo compleanno è l'ultimo giorno di scuola. Infatti l'ho fatto, è un regalo. Sono commosso, sono commosso. Vabbè, commosso. Vabbè. Comunque, niente, ti volevo ringraziare, un bel regalo, sicuramente. Comunque, a mio parere questo è un bel pezzo, sicuro, l'ho già detto prima, ha una bella melodia. E soprattutto quando magari vuoi stare tranquillo, ti senti il pezzo senza... cioè, ti rilassa. Quindi, provo a mandarlo all'armada. Prova a mandarlo a casa di Armin Van Buren. Così ti arriva a casa l'esercito e dicono: siamo l'armada. L'armada, vedi, è proprio Armin Van Buren. We are the armada. E loro gli chiedono: adesso lo uccidiamo, e lui: a state of trance. Comunque, andiamo avanti con la mia novità. La presento io. La presenti te, perché di chi è? C'è quel brutto vecchio di Monella che ci faceva la gambetta. Deve fare la Monella. Deve fare la Monella. Questo pezzo l'ho fatto con il mio amico Rudy e Matteo. Matteo? ci ha fatto la gamberta. Questa è Everything. Monella, Rudy J, Matteo Sala e H Boogie. That you won't can happen. See the light if you try. Turn the black into white. When you want, when you need, you can feel it. Finally, show them all. You can reach all your goals, and you know you can win. Era la mia novità, ovvero Monella far la Monella, Rudy J, Matteo Sala featuring H Boogie con Everything. Questo era l'originale, fatto in uno studio, chiaramente. Dove vedi Monella che fa? Vedi Monella che muove la gambetta. Alza la gambetta, per la gambetta. E perché il culo è la sua faccia. Esatto, perché la sua faccia è da culo. Con la sciarpetta gay. Bianca, lei che molto va. Gay. Molto gay, che cammina. Sono Monella. Sono Monella. Così questi sono i miei due amici che mi dicono di non fare la Monella. Però c'è la faccia da gay. Veramente c'è la faccia da gay. Pure è sposato, c'ha pure i figli. Immagino, non so, sua figlia che fa la speaker. No, suo figlio è che fa il DJ. Oddio, e c'è il suo erede. Monello. No, Monello no, Monello, oddio. Non fallo Monello. Comunque. Niente. Topolino è andato un attimo in bagno perché gli scappava la pipì. Comunque vogliamo annunciare subito la prossima sequenza per non togliere tempo all'intervista che tra poco ci sarà. Ok, questo pezzo l'ho scelto io. La prima sequenza sarà un pochino pettinata. Però il mio concetto di pettinata non è uguale a quello al suo, quindi... E noi abbiamo tutti concetti diversi quando ci sarebbe una cosa pettinata, vabbè. Le opinioni sarebbero molto discordanti. Sì, infatti. Comunque abbiamo... Sembriamo, non so, gli opinionisti della Rai quando parlano tra di loro, che uno dice una cosa e un altro dice un'altra. Vabbè. Yeah. Comunque abbiamo The Who. Who? Tu. No, non Two Joan Plastic Funk. Vabbè. Abbiamo il gruppo The Who. Bob O'Reilly, questo è il remix di Alan Wilkins.
whatever I always need her. She lied, but I believe her. Love sick, I got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. I know, cause I'm a fool in love. My baby shot me down again. Shot me down with a love and it go bang bang. That girl's a killer from a gang. Shot me down with a love and it go bang bang. And oh, I love her, so that's why I gotta let her know that I'll be here for her to always love her down. And baby, that's the truth, them clucking chickens ain't no use. I wanna wear my tux and see you in your gown. And it went pow pow. Ow. I love my baby's freaky style. Freaky. But my baby's always sneaking out. Sneaky bitch. But damn, I love her, so that's why I gotta let her know that I'll be here for her. I'll always be her man. And baby, that's the truth. You my chick, mother goose. I got that proof. I put that diamond on that hand. Bang. Bang. We'll be right back.
questa era Deadmau5, Everything Before. Quello che sì, io ho detto di me che è pettinato, ma c'ha dei suoni sotto. Sì, qui. Un po'. E poi prima abbiamo ascoltato il nuovo pezzo di Will.i.am, Bang Bang. C'ha due facce questo pezzo. C'è il pezzo bello ritmato. Sì, quello auseggiante. Quello auseggiante, explicit. Invece c'è il pezzo un po'. È una vecchia canzone. È ripresa una vecchia canzone. È presente che canzone è? No, però mi sembra sia stata pubblicata nel 57, giù di lì. Quindi ieri. Ieri è stata pubblicata, sì, questa canzone. Viste, già house, già house. E poi prima abbiamo ascoltato Bobo Riley, Island Wings Remix. Island Wings Remix di The Who. Ebbene, ora abbiamo qui il nostro ospite che è tornato dal bagno. Ha fatto tutto? Ciao, tutto, sempre tutto. E quindi gli facciamo adesso l'intervista, così almeno. Sì, ok. Sì, dai, facciamogliela, va. Dai, comincia te con. Allora, Topolino, hai una storia. Cioè, hai tanti anni, te. Tanti, però le dimostri. Le porti dimostri, bene. Le porti benissimo. Grazie, sì. Devo andare in tele. Certo. Ecco, volevo sapere come è iniziato tutto questo. Ha iniziato quando volevo fare. Volevo guidare le navi, invece guidare le navi. Però non riuscivo, mi facevo guidare il battello. Io non volevo guidare il battello, allora mi sono messo meglio negli occhi. E allora, questo scemo è piaciuto. Ma invece mi mettevo meglio negli occhi. Allora sono diventato famoso. Perché poi mi ha messo un fottuto battello. Mi ha spinto per brulli l'acqua di un fiume. E facevo lasciamo sul battello. Ma prima sono diventato famoso. Giusto, infatti hai fatto un successo enorme. Però, com'è stato cambiare dal bianco e nero al colore? Ma se trovate il terremoto perché mi è tutto colorato e non sapevo cosa erano i colori. Ti hai tatuato? No, non so neanche cos'è il tatuaggio. Come non sai cos'è un tatuaggio? Io faccio proprio per bambini, non posso fare cosa c'è il tatuaggio. Quindi non sai cosa sono piercing, orecchini, no, modificazioni corporali? No, no. Extreme suspension? Cosa? Non te lo spiego, devi andare a vedere. Aspetta. Ok. Sì, vabbè, dopo fai anche tu ancora una domanda. Poi ancora una domanda, ecco, lavorare con i bambini com'è? Cioè, secondo me tu faresti programmi anche per gente un pochino più grande e roba un pochino più demenziale. Anche se i programmi per bambini ci fanno ancora ridere. Sì, sì, ci piacciono molto. Ma io ci devo vedere con bambini perché loro dico tutto quello che dico io. Io dico quello, i bambini posso dire quello che vogliono, ma poi li correggo sempre io, perché io sono sempre detto e io ho sempre ragione. Se mamma mi dice che non mi devo fare atto, non è vero, sono più F4, stupido. Però una cosa, sei un po' ingrassato, cioè nei primi tempi eri magrissimo, adesso invece sei un po' più spesso. Come mai? Sarà la TV che adesso è in 16 noni o sei ingrassato? È in HD la TV adesso. È vero, in alta definizione. Magari c'è anche il 3D, non so se c'è il 3D. Qualcuno ti vede in 3D. Non lo so. Dici qualcosa. Comunque quel paio lasciamo che mi disegno. È per quello che mi disegno più grosso. Ah, ecco. Vabbè, lasciamo che mi disegno, per quello. Vai. Poi vediamo un po'. Ah sì, siamo a casa tua. Sì. Sì, perché questa è casa di Topolino. Sì. Vediamo molte cose che negli show di Topolino non si vedono. No, infatti. Cioè, abbiamo degli dei bellissimi strumentavoli. Sì. Perché io sono venuto con lo strumentavolo pronto. E loro gli strumentavoli divertenti le occasioni. Ecco, quindi oggi hai portato uno strumentavolo per noi. Sì, la motosega. E bene, allora vai, fai partire sta motosega. Sentite da lontano però, Vuoi fare il boscaiolo? Perché l'hai portato? Perché voglio uccidere David Guetta. Giusto, David Guetta. Grandissimo. Grandissimo. Dai, andiamo a casa Guetta. Andiamo a casa Guetta, vai, vai. Ciao, ciao, ciao. Ciao David Guetta, sono Topolino. Sono venuto qua perché una bella sorpresa per te. Un bellissimo strumentavolo. Giusto, quindi bene, grazie che ci hai fatto questo favore, almeno. No, ma non ringraziatemi, ringraziate la mia moto, sei il mio bellissimo strumentopolo! Bene, ora posso. Ecco, grazie mille, Topolino. Vedi, senza di lui proprio saremmo finiti. Il mondo la città non ci sarebbe. Infatti. E nulla, ora ci vuoi annunciare tu la prossima canzone, perché so che ci tieni molto, perché tu segui molto questo programma. Sì, è vero, uno dei miei programmi preferiti, mi piace tanto!
adesso presentiamo la canzone Magenta di Ferry Corsten e Giuseppe Tonelli, presa dal programma A State of Trace del furgoncino del Vino di Marino. We'll be right back.
Era Laidback Luke, Hardwell, Dynamo, Will Sparks Remix. Un bellissimo remix, con i suoi bassi, con i... Will Sparks è sempre il suo suono. Tipo The Viking, so, mi ha ricordato molto The Viking. Will Sparks ha questo stile. Molto... Non so dove lo trova perché non l'ho ancora trovato. Fa tutto, lo farà lui. Sì. Manipola molto i suoni molto bene. Anche noi potremmo crearne uno. Infatti ci ho provato, ma è venuta una, sì, una creata. Bisogna assurda. Essere già un po' più. Sì, un po' più esperti. Sì, vabbè. Almeno noi abbiamo come... appena cominciato, diciamo, no? Da un anno che appena. Sì, però. Non è sì, che... non c'è. Non è che ci andavi tutti i giorni ultimamente, stai andando sempre. Sì, perché piano piano sto continuando. So, sì. Vabbè, ai Laidback Luke Hardwell sono scuola olandese. Vabbè. Scuola olandese non cambia mai, quindi... Vabbè, la migliore scuola calcio. La migliore scuola musica. Scuola di musica elettronica. Poi prima abbiamo ascoltato Empire of the Sun, una tua ex novità, però tu avevi proposto quella di Zedd, stavolta ho proposto quella di David Guetta. Che è stata per Che ormai adesso è morto, quindi... grazie Topolino, Benissimo. E quindi adesso non lo sentiremo più. Vabbè. Speriamo, magari dalla tomba produrrà ancora. Vediamo. Ma vedremo. E poi prima abbiamo ascoltato Federico Arsen, Giuseppe Ottaviani, Magenta, ripped, cioè recuperata dall'episodio 615 numero 615 di A State of Trance presentato da Armin van Buuren.
Hai già avuto modo di ascoltare il 616 o ancora? 616 già per questa settimana. 616 è già passato, venerdì è stato. Scusa, no, non l'ho ancora ascoltato. Invece l'ho ascoltato, ascoltalo perché sono dei pezzi. Perché poi mio bambino non mette solo trance. No, non mette solo trance, mette anche qualche progressive. Sì, qualcosa. Tipo After Bullshit l'aveva messa, sì. Quelle che secondo lui gli piacciono, sì. Quelle che piacciono a lui. È uno show a suo gradimento. Le sceglie lui. E niente, non so, la trance mi sta appassionando tantissimo in questi ultimi tempi. La trance adesso mi sta piacendo un po' di più perché non è più, cioè, sono alla ricerca di nuovi suoni, non sono, cioè, la solita roba è un po' stufa. Quindi sentire un po' di melodia per me è ottimo sia dal punto di vista, cioè, ti sgombra la mente. Ti sgombra, è vero. Dal punto di vista psicologico. Psicofisico sia dal punto di vista musicale, perché mi dà, è fonte di ispirazione. La psytrance ti devasta, mentre è devasto. La progressive trance ti sgombra proprio. Sì, la psytrance è devastante. Veramente. Psytrance, tutti quei suoni là alieni, perché sarebbe la musica, in teoria sarebbe la musica aliena quella, no? In teoria. Fa paura. Fa paura, è vero. Ti metti lì. Invece quella trance lì è normale, è bella. Tranquilla. Vabbè, non quella di This Is What It Feels Like. È più su progressive house. Sì, con un suono un po' più leggero, sì. Infatti Monella non fa la Monella. Ha messo quella di VMV perché era progressive e stava meglio con la classifica. Niente, andiamo avanti con la prossima playlist. La prossima sequenza mixata. Qui troviamo almeno due pezzi un po' più commerciali e uno invece che vi propongo già io, perché è nuovo. Ma la sequenza è tutta tua questa, sì. Questa è una sequenza tutta mia perché ho trovato ispirazione a metterle così. La prima... La dici te? Ok, la prima si tratta di Jennifer Lopez, Pitbull, Live It Up. E ce la sentiamo. And the beautiful Jennifer Lopez. Dale. We don't believe in defeat. That's why we're back for a three-peat. Hi Jenny, mira que tan loco. Yo me lo como como pastelito coco. I get stupid on a beat, see, whoa. I got mames, mames by the boatload. Yo tengo la canilla y el mojo. I'm saying dale, she's screaming YOLO. She's little Red Riding Hood and guess who's el lobo. Me la como. Whose name is global and known? Whose name's on the check and they adding an O? Whose name's on the blimp with the world is yours? Whose name's on schools? Slam for soul. I know it's hard to understand how a boy grew to a man, man turned to a brand. But guess what, here I am, Jenny from the block, let's rock with the play. You push me harder, I'll do the same.
Terzi degli Swedish House Mafia, Axwell e Sebastian Ingrosso con Roar. Ti piace? Sì, è il mio genere. È il tuo genere, infatti l'ho messo proprio per te, perché ho detto a me non mi dispiace. Sono gli Swedish, praticamente sono gli Swedish. Non si chiamano così perché solo perché non fanno soldi. Allora, perché se lo facessero in tre sarebbero Swedish. Allora lo fanno due così. Comunque è venuto un bel pezzo, complimenti a loro. Complimenti a loro veramente. Prima poi Provenzano versus... Oddio, Provenzano versus Star Clubbers Mashup. Mashup, ti piace anche questa? Sì, perché c'è Provenzano questa... mi è piaciuto. Provenzano mi piace come... Sì, perché fa progressive ed ecco. Sì, è uno dei miei artisti preferiti perché riesce a combinare queste sonorità e fare dei pezzi molto buoni. Molto buoni. E poi Jennifer Lopez featuring Pitbull Live It Up, che questo è molto diverso rispetto a tutta l'altra playlist che abbiamo messo oggi, però l'ho voluta mettere perché non l'avevo ancora messa. Ok. E niente, Topolino, sei ancora qui con noi perché appunto ci piace averti in studio. Veramente. Grazie. Che è vero, lo studio è casa sua. Sì.
Sì, quindi oggi siamo, ci ospita. Oggi ci ospita. Sì, infatti. Questa settimana non so dove saremo. Stiamo viaggiando. Stiamo viaggiando verso spazio-tempo. Verso l'infinito e oltre. Verso l'infinito e oltre. Magari la prossima settimana chissà dove andremo. Magari andiamo ad Abriatore. Abbiamo avuto delle richieste. Sì. Anche da Valentino Rossi o da Fabio Fibra, poi decidiamo. Oddio, Fabio Fibra che cazzo c'entra con il nostro programma? Lo so, ma tipo Manuela è arrivato pure a metterlo nella sua classifica nel 2009. Ah, tranne te. È arrivato pure in testa. Tranne te. Quindi magari gli chiediamo se gli è piaciuto essere nell'house, tra virgolette. Infatti i rapper sono tanto che stanno facendo pezzi club. Sì, perché vogliono far successo. Voglio fare più soldi. Timati di soldi. Infatti, ma se il rap fosse troppo nell'house non seguirei più l'house, scusa. Infatti. Farebbe una roba brutta. Molto brutta. Molto brutta. Te, Topolino, invece, che genere ti piacciono di musica? Non proprio elettronica, in generale. A me piace la mia musica! La musica della casa di Topolino! Giusto. Diciamo, la casa, ci sono restrizioni, è aperta a tutti. Tutti possono entrare da casa! Sì. Cioè dai bambini di 2 anni fino ai morituri di 102 anni. Sì. Certo, tutti possono entrare qua nella casa felice di Topolino. È tutto un mondo felice, tipo la famiglia del Mulino Bianco. Sì. Vabbè, prima di salutarti, perché adesso noi andremo tra poco, vuoi fare un saluto anche tu a qualcuno che conosci? Certo, devo salutare Minnie, che è la mia innamorata. Io ti amo, Minnie. Ti voglio bene, sempre con me. E poi sono tutti i miei amici, Paperino, Pluto, coso, l'altro, come si chiama? Pippo. Basta, sono finiti. Tu già finiti, davvero sono finiti. I nipoti di Paperino. Conti, Paperone, qua, i nipoti di Paperino. Ciao ragazzi, state bene. Grazie Topolino che sei stato con noi. Vienici di nuovo a trovare, anzi ti verremo di nuovo a trovare. Se vai, infatti. Ciao Topolino, grazie. Ciao ragazzi, ciao. Ebbene, allora continuiamo con la penultima o l'ultima? Dai, l'ultima. Sì, già l'ultima sequenza, è già finita, non si può. Sì. Bene, andiamo con... Ecco, cosa dici te, tua? Vabbè, dai. Qui abbiamo messo praticamente due pezzi tuoi, uno mio. Sì. Il primo è il mio, si tratta di Cruella. L'abbiamo già messo un'altra volta, è Alive remix di Hardwell. E quindi ce lo sentiamo e ciao. E ciao. Ciao. Let's make this fleeting moment last forever. Just the beat inside my soul. Take me home, where my dreams are made of gold.
Face, DJ Mike Show. Animals, hey, Martin Garrix, Weird Animals. È un pezzo nuovo questo. Deve ancora uscire. Deve ancora uscire e noi l'abbiamo messo. È un exclusive. È un exclusive. Boh, da questo da oggi faremo gli exclusive. Faremo gli exclusive. Benissimo. Benissimo. E a me sai cosa mi piace di questo pezzo? Il drop, cioè la parte centrale. Sì. Perché sembra una batteria con il suono sopra. È fantastico. Questa è cosa ti piace di questo pezzo? Ma a me piace tutto, la melodia anche. Buona. Con questi alti e bassi. Alti e bassi. E poi prima? Topolino è venuto a trovarti un fan. Topolino. No, mi fate! Come, vieni con me! Mia, visto? Ti vengono a trovare tutti in altro canale. Certo, per questo canale ho aperto tutti. Ok. Prima mi ho ascoltato The Vision. The Vision, Sander Van Dorn, Make a Mariana Bell con Into the Light. Questo è un pezzo che mi piace troppo. The Vision, io ho iniziato ad ascoltare tipo un anno fa. Con All by Myself. All by Myself. Ah. E da lì mi sono piaciuto. È partita la passione per i sì. Dei Dub Vision che abbiamo già messo con altre
Abbiamo messo un altro di Dub Vision? No? Sì, con Mitten to Sparkle Motion, la prima puntata. Lì. Esatto, che prima puntata. Che è uscito poi dopo quello. Sì, è uscito. Quello lo sapevi da lo conoscevi da tanto tempo. Però sì, è uscito. Però è uscito l'EP, cioè Falling con Mitten to Sparkle Motion, è uscito a maggio del 2013. Con la versione di Axwell. Comprende, la versione di Axwell Rock. L'originale. Poi un altro mix strano, ma era comunque a livelli rock. E poi il remix Dub Vision. Sì, il remix Dub Vision è migliore. Cioè, la versione, questo remix era disponibile sul canale YouTube dell'Axton Records dal 6 ottobre del 2012. Visto, già da tanto. Infatti ti avevo chiesto se era vecchio, perché tu mettevi roba vecchia. Invece poi è uscito dopo e non lo sapevo. Era lì da un po' di tempo, stavo muffendo, quindi ho detto, dai, facciamolo uscire almeno così. Diciamole, grazie a te che adesso sei uscito dopo, grazie a te. E poi prima abbiamo ascoltato Crewella con Alive, il remix di Hardwell, sempre fantastico, ancora tra le prime 10, la beatport. Sì. Che tu farai ancora la beatport? Sì. E quindi la rimetterai. Sì. Insieme a Take Me, Get Loose, Tiesto Remix. La nuova di Daddy's Groove. E Axwell Center of the Universe. Testa la classifica. Che secondo c'è Never Say Goodbye. If you never say Thunder di BMW. Visto all'incirca me la ricordo. E c'è ancora. E Passionalti ancora tra le prime 10. Passionately. Sono 4 tipo 5 pezzi di pause tutti. Tra le prime 20. Sì, tra le prime 20, 5 pezzi di pause tutti attaccati. Mi suicido. Beh, almeno non devi fare il tra progressive. Almeno li fai tutti di fila, resisti. Tanto ne usciranno nuovi. Non ti devi preoccupare. Sì, t'ammazzo. È colpa tua. Se poi, vale, meglio avere quelli che avere la dubstep, ti giuro. Sì, dubstep è un mese. Sì, infatti. Poi magari un giorno Topolino ci aiuterà anche a uccidere Skrillex. È sempre stato il mio sogno uccidere Skrillex. Ah, sì? Sì. Sì. Lo odi? Certo. Bello. Uccide Topi con me. Bene, ok. Boh, allora noi abbiamo finito anche questa puntata, che era la settima. Quindi la settima puntata, martedì 11 giugno 2013, domani finisce la scuola. Domani è il mio compleanno, auguri a me, auguri a me. Ma auguri, sai a che me. Se ti voglio augurare un giorno prima, porta sfiga. Morto. No, no. Sei muoio. Sono muoio. Boh, un saluto da Break the Base. E DJ Mike. E tu, Valero. Ciao Mike. Ciao. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti, sono Mario.